Via. Kenneth, una partita, l'impressione di poterla dominare per mezz'ora e poi con troppo affanno, cioè troppo sotto di loro, troppo gestito da loro. Sicuramente noi questa partita la partita per non sopravvivere, però la cosa più importante è che abbiamo pareggiato questa partita, non era facile. Abbiamo partito bene, poi dopo abbiamo calato un po' l'ultimo 15 minuti fino al primo tempo. Una cosa più importante è che abbiamo guadagnato un punto importante. Domande? A posto così? Come ha giocato con Vito Francesco Valentini, è stata una soluzione, come ti sei trovato con loro nella mediana? Sicuramente trovo bene con quasi tutti, perché oggi ha giocato Valentina a posto di Mezzavilla, poi loro sono due in mezzala e trova magari più Mezzavilla, è uno più magari che dà la mano più difensiva, poi uno più offensiva, però non c'è problema di nessuno se non va a fianco a loro. Quel tiro nel secondo tempo c'è sperato. E speriamo, perché voleva fare gol sicuramente, ma c'era proprio la voglia di fare gol, però facciamo la prossima volta. Hai fatto anche un tiro quando lui? Sì, è provato a partire, però secondo me è più la tiro lì è più lontano, però a volte cercherà a provare. Speriamo bene la prossima. Si butta fuori il pallone giustamente per aiutarlo. Si è buttato anche per il primo tempo, lui ha buttato il primo tempo una palla fuori, poi non si può buttare sempre una palla chiaro, fuori. Chiaro. No, è giusto, è fatto bene a tirare. Domande? Garantie? Sei arrivato alla fine che non ci più. Sì, diciamo che ho corso molto. Abbiamo corso molto tutti, direi un campo difficile, comunque abbiamo trovato una squadra molto preparata, che ha corso anche lei molto, ci ha dato molte difficoltà. Soltanto che siamo stati bravi ad andare in vantaggio e non abbiamo saputo gestire questo vantaggio nel migliore dei modi. Questa è una cosa dove dobbiamo migliorare, dove dobbiamo lavorare, sicuramente. Beh, c'è stato anche un episodio un po' per il pareggio, non è che sia stato un grosso errore. No, no, sicuramente ha trovato un grandissimo gol. Un tiro che... Un grandissimo gol. Soltanto da applaudire, però noi dove potevamo e abbiamo la forza per reagire, secondo me possiamo e dobbiamo fare ancora di più, perché abbiamo la forza per farlo. Quindi è importante che comunque abbiamo dato continuità ai risultati, perché comunque è un pareggio che ci teniamo stretto, perché poteva anche andare peggio. Però siamo consapevoli che abbiamo un margine di miglioramento molto, molto ampio. Ti abbiamo visto giocare in mezzala, dietro le punte, seconda punta, fai un po' tutto. Sì, faccio un po' tutto, dove mi chiede il mister, io sto cercando di dare sempre il massimo per me, per la squadra. E niente, penso che ognuno di noi pensa a dare il massimo e penso che possiamo fare grande cosa. Abbiamo un margine di miglioramento ancora ampio e dobbiamo lavorare, perché arriveremo a un punto dove possiamo fare grande cosa. Te ti vedi però più attaccante o centrocampista offensivo? Sicuramente sono una punta esterna, quindi cioè, poi dove mi chiede il mister di giocare, c'è la possibilità, io cerco sempre di dare il massimo. Hai finito zoppicando, ma è un colpo o è crampi? Sì, crampi. Posto? Grazie.